Vediamo oggi cosa serve per smontare e rimontare un hotend, ovvero per fare quella che è la manutenzione ordinaria della stampante dell'hotend. E partiamo dalle basi. Serve un pappagallo o comunque un attrezzo che funzioni in modo similare, ovvero che possa prendere anche cose un po' larghe. Vedete, si allarga e posso prendere anche cose un pochino più larghe, più comodamente. Il pappagallo serve per cosa? Per tenere bloccato il blocchettino riscaldante. Il blocchettino riscaldante è quello che riscalda il materiale e è quello che è a contatto con l'ugello. PTFE piccolo invece serve per cosa? Serve per liberare l'hotend da eventuali intasamenti. È possibile che l'hotend si sia bloccato perché dentro c'erano dei residui del materiale che stavate stampando. Un altro oggetto che serve è il taglierino, per far cosa? Perché serve per sezionare il PTFE. Prendete il taglierino e tagliate bene dritto. Altro strumento che serve è il cacciavite piatto, serve per estrarre premendo su questa ghiera e tirando il filo esce, altrimenti se la ghiera è su così il filo non esce. Serve sia per estrarre il tubettino di PTFE che per alzare la ghiera quando inserisci il PTFE all'interno. E ti conviene usare anche o una pinza o una piccola chiave della dimensione dell'ugello, che serve a cosa? Serve a svitare e avvitare l'ugello mentre col pappagallo lo tieni bloccato. Rimontiamo tutto e stampiamo. Se questo video credi che possa essere utile o ti è stato utile, condividilo. Alla prossima.